Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura parliamo delle polemiche politiche che si sono innescate dopo la delibera della sezione regionale della Corte dei Conti che nei giorni scorsi ha rilevato che quasi tutte le 22 leggi approvate nel 2015 dal Consiglio regionale hanno problemi di copertura economica. Sul punto abbiamo interpellato il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso. Fa bene la Corte dei Conti a produrre, diciamo, questa rieducazione di comportamento istituzionale. Io mi impegno per fare in modo che il Consiglio regionale, nella sua autonomia, tenga da conto i richiami di Corte dei Conti, cioè la copertura finanziaria deve essere certa e non fittizia. Commenta così il presidente della regione Luciano D'Alfonso la delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in cui si evidenzia con toni molto critici che buona parte delle 22 leggi approvate nel Consiglio regionale abruzzese nel 2015, che prevedono oneri di spesa, evidenziano, parole della Corte, molteplici irregolarità con coperture integralmente trascurate o ottenute attraverso aumenti apodittici delle entrate privi di elementi giustificativi o con quantificazione degli oneri non rese note nella relazione tecnica. Tra queste leggi spiccano il rifinanziamento della SAG e dell'aeroporto d'Abruzzo, il salvataggio di Abruzzo Engineering, i 2 milioni di euro di rifinanziamenti a pioggia alle varie istituzioni culturali e manifestazioni e ancora la contestata legge che ha acceso il mutuo da 100 milioni di euro e la legge di riordino delle province. Il presidente D'Alfonso, marcando implicitamente una differenza di condotta nella produzione legislativa del Consiglio rispetto a quella della Giunta, il cui operato non è contestato dalla sezione regionale, ricorda anche che la sua maggioranza si è trovata ad ereditare dal governo del centrodestra un buco da oltre 500 milioni di euro che ha reso tutto più difficile. Noi abbiamo questo problema che deriva dal passato e che purtroppo andava lavorato meglio nel passato, anche nel passato recente, anche nella più lunga legislatura del mondo che l'Abruzzo ha avuto, che è il debito di 530 milioni di euro che deve essere ancora maneggiato, fronteggiato, riscontrato e definito. Io personalmente mi adopero nella mia personalità giuridica affinché la Regione possa razionalizzare e risolvere questo debito attraverso condotte prudenti e adeguate. Ma raccolgo positivamente l'ulteriore richiamo della Corte dei Conti per fare in modo che anche l'Assemblea legislativa tenga da conto che la copertura finanziaria deve essere una copertura reale. La Corte dei Conti nella relazione suggerisce poi migliorie negli iter di approvazione delle leggi, con regole che impongano ai promotori dei testi legislativi a metterci più impegno nell'indicare coperture certe e chiare e suggerisce anche di limitare l'approvazione di emendamenti dell'ultimo minuto, approvati in consiglio senza il dovuto approfondimento sul loro impatto sul bilancio. D'Alfonso non può che dirsi d'accordo. Io mi impegno su questo fronte ad evitare che ci sia la compulsività legislativa. Noi su questo dobbiamo fare ancora un certo lavoro, migliorando anche alcuni aspetti organizzativi. Per i quali aspetti organizzativi io mi voglio confrontare anche con le parti politiche presenti in Consiglio regionale, perché la qualità della legislazione è un patrimonio dell'ordinamento. Una donna di 40 anni di Scerni, in provincia di Chieti, Tiziana Deliseo, di 40 anni, appunto, è morta la notte scorsa a causa delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 16 all'altezza di Ortona. Intorno alla mezzanotte la donna era alla guida di una Seat Cordova che si è scontrata nei pressi di una curva con una Mini Cooper proveniente dalla direzione opposta. La donna è stata portata dal 118 all'ospedale di Chieti, dove poi è morta. Il conducente dell'altra auto, un 53enne di Ortona, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Lanciano. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti 118 Polizia Stradale di Lanciano e Vigili del Fuoco. E poi ancora la cronaca, circa 700 studenti del liceo scientifico Albert Einstein di Teramo sono stati evacuati questa mattina dall'edificio in cui erano a lezione a seguito di un allarme bomba. Una telefonata anonima alla sala operativa del 113 della Questura di Teramo annunciava la presenza di un ordigno nell'istituto. Digos della Polizia, Carabinieri del Nucleo Operativo e Vigili del Fuoco hanno messo in atto il protocollo di sicurezza e, in accordo con il preside e il personale docente, hanno fatto defluire sia gli studenti sia gli insegnanti all'esterno, nella vicina via Don Luigi Sturzo. È scattata nel frattempo la bonifica dei locali che, per essere conclusa, ha bisogno dell'intervento degli
agli artificieri dei carabinieri del comando Legione di Chieti. Nelle prossime ore passeranno al setaccio la scuola. Dopo un'ora trascorsa all'esterno, tutti gli studenti sono stati rimandati a casa senza rientrare nell'edificio dove hanno lasciato gli effetti personali, che potranno recuperare ad allarme rientrato. Restiamo a Teramo e parliamo della nuova giunta municipale varata dal sindaco Maurizio Brucchi. A Teramo la giunta Brucchi da 9 è scesa a 8, con un assessore esterno che si occuperà di cultura. Il vice sindaco rimane Mirella Marchese, con delega ai rapporti con le partecipate e pianta organica. Ed ecco nel dettaglio la nuova vecchia giunta di Teramo, con 5 assessori già conosciuti, con nuove deleghe e qualche new entry. Eva Guardiani al sociale, Valeria Missiconi urbanistica e patrimonio, Franco Fracassa lavori pubblici, Francesca Lucantoni pubblica istruzione, Roberto Canzio commercio e sport, Mario Cozzi manutenzione e ambiente. Il bilancio e il personale rimangono al sindaco Brucchi, la cultura finisce ad un esterno che è il regista Marco Chiarini. C'è una riduzione del numero degli assessori, ci sono 3 new entry che diciamo sono certo interpreteranno bene il loro nuovo ruolo e ci sono le conferme. Un pensiero a chi oggi diciamo, ha dovuto lasciare un po' lo scranno di assessore, la politica è anche questo, e quindi diciamo, però un saluto particolare e affettuoso a queste persone. Diciamo, per quella che è la maggioranza formata da 18 consiglieri c'è la volontà di andare avanti e di arrivare a fine mandato, questo è l'obiettivo, io li ringrazio per avermi sostenuto e per continuarmi a sostenere il lavoro che questa città ha svolto, perché vedete sarebbe stato davvero un peccato consegnare la città per un anno ad un commissario. Da dove inizierà? Beh, guardi, io ho il solco già segnato da chi mi ha preceduto e quindi ringrazio anche l'assessore di Giovan Giacomo. È chiaro che ci sono dei lavori già in corso sul corso, facciamo questo gioco di parole, e anche altri lavori che inizieranno, quindi ho dei lavori prestabiliti e mi dedicherò molto anima e corpo su questo. Considerando anche il periodo di crisi, da dove appunto esce questa amministrazione, come risponderà lei alla fiducia che le è stata oggi data? Come diceva qualcuno, lavorando. In considerazione di le sue osservazioni che lei ha fatto da consigliere in questi anni, cosa farà? Da dove inizierà? È evidente che il ruolo del consigliere non è lo stesso ruolo che fare l'assessore, però credo di essermi abbastanza distinto per aver avuto sempre idee da proporre e spero e credo di continuare su quella strada. Chiaramente sentendo i protagonisti, che è una cosa importante. La cultura a Teramo, specialmente negli ultimi anni, è sempre stata una nota dolente ed è sempre stata criticata. Ora Marco Chiarini, intanto perché ha accettato? Solo per il mio ego, perché non, chi lavora nella cultura, chi lavora a contatto con il tessuto culturale di una città, per forza di cose sente visceralmente una missione. Ok, ma anche se fa il pittore della domenica, comunque sente un afflato verso la ricerca, verso il coinvolgimento degli altri, e quindi era impossibile, come penso sia impossibile per chiunque, poter rifiutare un invito del genere, a poter indicare una linea, non, come ho detto, non a organizzare il singolo evento o a dimostrare la mia bravura nel organizzare una mostra, portare il cantante e farmi vedere insieme a lui a brindare, ma nel dare un focus su cui tutto il resto dovrebbe convergere. Il futuro dell'aeroporto d'Abruzzo alla luce degli ultimi accadimenti, se ne è parlato in un incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle che si è tenuto oggi in provincia. Nei mesi scorsi lei anche in Europa aveva portato al tavolo di Bruxelles il problema dell'aeroporto d'Abruzzo, suscitando però le aspre reazioni della giunta d'Alfonso.
Ma sì, alla fine allora la Giunta d'Affonso se la deve prendere anche con la Corte Costituzionale, con la Corte dei Conti e con tutte le istituzioni che hanno palesemente detto che i loro comportamenti sono illeciti e non rispettosi delle normative né italiane né europee, perché se voi andate a leggere il contenuto di quello che dice la Corte dei Conti è esattamente il contenuto delle mie interrogazioni che ho fatto a gennaio. Avere per reazione da parte del Presidente di tutto il management anche dell'aeroporto una reazione così violenta nei miei confronti quando io ho semplicemente denunciato un illecito, anzi degli illeciti perpetrati per anni, questo significa che una cosa sola, che quegli illeciti vogliono essere perpetrati, che anzi si va in Europa a cercare di giustificare quegli illeciti, mascherandoli come atteggiamenti a favore dei cittadini abruzzesi e dell'Abruzzo. Le problematiche dell'aeroporto d'Abruzzo, il futuro dello scalo aeroportuale d'Abruzzo di Pescara, qual è la ricetta del Movimento 5 Stelle? Perché va male lo scalo pescarese? Perché va male il turismo in Abruzzo, quindi se non si mette mano a generare dei flussi turistici seri in Abruzzo, che siano intermodali, che comprendano percorsi e che siano pubblicizzati a dovere nel resto d'Europa, noi questo genere di infrastruttura lo porteremo sempre a perdere, perché faremo solo da transito e non porteremo reddito all'Abruzzo. Assessore al personale del Comune dell'Aquila, Leone, prende le difese dei dirigenti in merito alle polemiche nate in Consiglio sulla scarsa chiarezza di criteri e delle tempistiche con cui vengono erogati i premi di produzione. Penso che noi non possiamo scaricare sui dirigenti responsabilità che sono dell'insieme della macchina, quindi anche della parte politica, mi assumo le mie responsabilità. Dobbiamo insieme sapere che stiamo facendo un lavoro difficile, quindi dobbiamo avere un po' di indulgenza reciproca. L'assessore al personale Betty Leone prende le difese dei dirigenti del Comune dell'Aquila, finiti sotto accusa da parte del consigliere Raffaele Daniele dell'Unione di Centro ed Ettore Di Cesare di Appello per l'Aquila, che hanno denunciato il fatto che all'Aquila si continuerebbe ad erogare premi di produzione in modo forfettario senza che siano chiari gli obiettivi specifici e concreti. Osservando inoltre che nella sezione amministrazione trasparente del Comune dell'Aquila, che dovrebbe essere sempre aggiornata e a portata di clic per il cittadino contribuente, le tabelle con i premi di produzione sono aggiornate al 2012-2013 e non c'è invece nessuna traccia digitale dei premi del 2014. Le cose stanno diversamente, spiega però Leone. I criteri di valutazione, a differenza del passato, ci sono eccome, e i premi non vengono erogati in modo forfettario. Quelli del 2014 poi non sono stati ancora erogati, ecco perché non compaiono nella sezione amministrazione trasparente. Proprio oggi abbiamo incontrato l'organismo indipendente di valutazione, credo che entro il mese di giugno saranno pronte le valutazioni sia per l'anno 2014 che per l'anno 2015. E con l'aiuto dell'organismo di valutazione noi abbiamo finito il regolamento, abbiamo iniziato un percorso di valutazione dei dirigenti che oggi sono valutati, non c'è nessuno ha un premio forfettario, non esiste, non sarebbe possibile neanche per le regole del pubblico impiego, quindi i dirigenti vengono valutati a seconda della complessità del settore che hanno, ed è questo il salario di posizione, e poi c'è il risultato a seconda di quello che i dirigenti hanno. Quando si parla di forfettario, di previsione nel bilancio, è perché nel bilancio va previsto ovviamente quello che è il massimo che potrebbe essere dato, quindi è il 15% della loro retribuzione, ma poi l'erogazione viene fatta in base alla valutazione. Nell'ambito della terza edizione di Sottocosta e di un convegno su immigrazione e informazione è stata presentata la Barca della Legalità, iniziativa nata da una collaborazione tra la Marina Militare e Sail for Children. Presentata al porto turistico Marina di Pescara nell'ambito della terza edizione di Sottocosta e a margine di un convegno su immigrazione e informazione, la Barca della Legalità, l'iniziativa che vuole sensibilizzare i ragazzi delle scuole, è nata da una sinergia fortemente voluta dalla Marina Militare e da Sail for Children. È una barca effettivamente che ha portato persone in difficoltà, quindi è un testimone che noi abbiamo preso e abbiamo cercato di valorizzare proprio per favorire questa cultura dell'accoglienza in senso intelligente e trasmetterla
ai ragazzi verso i quali è rivolto il progetto della Safe for Children. Coinvolgere i ragazzi in età scolare è importantissimo, anche perché per lasciare anche qualcosa alle generazioni future. Quindi l'intervento nella scuola è importantissimo, quindi trasmettere un senso di legalità, di cultura per il mare, di quella passione che spesso, anche vivendo in un posto di mare, non viene coltivata abbastanza. E insieme alla Marina Militare, la Safe for Children e la Guardia Costiera, che è un grande partner che mette a disposizione i suoi mezzi, vogliamo trasmettere questa cultura alle nuove generazioni. Gli aquilani tra i 18 e i 24 anni sono i maggiori consumatori di alcol in Abruzzo tra il 2012 e il 2015, lo riferisce la ASL, che ha lanciato l'allarme nelle ultime ore. In provincia dell'Aquila si consuma più alcol che nel resto d'Abruzzo. Lo ha decretato la ASL tramite un'indagine che va avanti in modo continuativo dal 2007. In particolare nel territorio aquilano il consumo di alcolici è nettamente superiore alla media, circa del 20% contro il 17% del dato nazionale, con ampio distacco dagli altri comprensori della regione, che si attestano tra il 5% e il 13%. La fascia più colpita è quella che va dai 18 ai 24 anni e a seguire quella tra i 25 e i 34. Oltre questa soglia anagrafica il consumo scende progressivamente, si abbassa in particolare tra i 35 e i 49 e assume valori molto contenuti dopo i 50 anni. I dati, che collocano la provincia dell'Aquila oltre i limiti regionali e nazionali, si riferiscono all'arco temporale 2012-2015. L'inchiesta sanitaria è finalizzata tramite un monitoraggio costante a introdurre correzioni di rotta in termini di sensibilizzazione, informazione e invito alla popolazione interessata ad avvalersi delle strutture sanitarie competenti e intraprendere percorsi di recupero. Sulla base dei risultati del campione esaminato è del 24% la percentuale di persone ad alto rischio alcol, che si traduce in una stima di circa 41.000 adulti della popolazione provinciale contro la media nazionale del 17%. Gli assuntori più esposti al pericolo di ammalarsi sono coloro o con un elevato consumo di alcol o che lo consumano abitualmente fuori pasto. Va ricordato che l'abuso di alcol, dichiara Cristiana Mancini, coordinatrice della squadra di operatori ASL che hanno lavorato al progetto, costituisce uno dei principali fattori di rischio di malattie croniche come tumori, patologie cardiovascolari, cirrosi al fegato e diabete, e provoca, oltre a incidenti stradali, infortuni sul lavoro, violenze e suicidi. Non è possibile individuare una soglia di sicurezza assoluta, vi sono tuttavia livelli di consumo al di sotto dei quali il rischio viene considerato moderato. Per fare un esempio, conclude Mancini, non più di 2 lattine di birra o di 2 bicchieri di vino o di 2 bicchierini di superalcolici al giorno per gli uomini. Per le donne e gli anziani invece non bisognerebbe superare una di queste unità di misura. Si è svolta questa mattina nella sala congressi della Camera di Commercio di Teramo la cerimonia di premiazione della 12ª edizione del concorso L'Artigianato Sale in Cattedra, organizzata dalla Confartigianato Teramo, riservato agli alunni delle scuole medie della provincia. Dopo i saluti delle autorità e la relazione del presidente Luciano Di Marzio, sono stati premiati questa mattina le classi risultate vincitrici della 12ª edizione del concorso L'Artigianato Sale in Cattedra, che quest'anno ha avuto per tema la stampante 3D. Può realizzare oggetti, ma non può sostituire la manualità dell'artigiano che li crea e li realizza. Primo classificato tra le prime classi, l'Istituto Comprensivo di Campli. Per le seconde, l'Istituto Comprensivo di Cellino Attanasio. Per le terze, l'Istituto Comprensivo di Basciano, Falcone e Borsellino. È chiaro che quest'anno abbiamo voluto, visto che si parla sempre di questa stampante 3D, allora provocatoriamente abbiamo detto, dico, vediamo se riescono, se con la stampante 3D a fare, perché l'artigiano crea, dopodiché realizza, e quindi
c'è sempre qualcosa che la stampante non può fare, quindi questo diciamo è il nostro. È chiaro che l'obiettivo lo stiamo raggiungendo, perché vediamo che le scuole partecipano, che grazie anche ai professori che diciamo aiutano questi ragazzi nel realizzare proprio un prodotto manuale, perché noi vogliamo nelle gare, in questo concorso, che oltre la ricerca, oltre quello che devono dimostrare di fare, devono anche realizzare un manufatto. Apriamo ora la pagina dello sport con un'ampia parentesi dedicata a playoff e playout. Iniziamo dalla imminente finale playoff del Pescara, si inizia domenica con la gara d'andata alle 20:30, oggi le designazioni arbitrali, sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino a dirigere appunto Pescara-Trapani, gli assistenti del giovane di Albano Laziale e Tolfo di Pordenone. Buoni i precedenti del Pescara con Pairetto, 5 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta nelle 8 gare dirette in passato da Pairetto del Pescara. C'è un solo precedente stagionale, Pescara-Spezia 2-2, ma sull'imminente finale ascoltiamo le parole del presidente Daniele Sebastiani. Quando si abusa della parola progetto, programmazione, qui non si abusa di questa parola, qui si fanno i fatti e questo significa, non c'è altro, quindi noi stiamo lavorando per fare sempre una squadra competitiva, poi è chiaro, arrivi in finale, te la giochi e quello che succederà lo sapremo nelle prossime 2 partite. Una vittoria beneaugurante per questa doppia sfida, la vigilia di questa doppia sfida con il Trapani, con questo pubblico che domenica sarà ancora più numeroso. Che i ragazzi se lo meritano, oggi a un certo punto quando si è alzata la ola era veramente una cosa da brividi, e quindi poi i ragazzi sentono queste cose in campo, e anche se avevano tirato un po' il fiato alla fine si sono rimessi sotto. Pasquato era con i crampi, io penso che avesse i crampi anche alle orecchie a un certo punto, però ha dato quella palla alla fine a Verde, che ha fatto un'altra cosa delle sue. Mi ricorda un po' il gol di Insigne contro il Torino con il lancio di Verratti. Noi dobbiamo giocare con una grande concentrazione, non lasciare nulla al caso, perché il Trapani ha dimostrato che se è arrivato in finale merita di stare dove è arrivato. D'accordo il presidente Sebastiani nel dire che la gara di andata è comunque molto importante nell'arco di questi 180 minuti? Ma sono tutte e due importanti. Oggi abbiamo dimostrato che nonostante avessimo qualcosa da gestire, non abbiamo gestito nulla, anzi siamo partiti pronti via, abbiamo fatto quel gol bellissimo di Lapadula sull'assist di Pasquato e poi abbiamo raddoppiato, per cui questa è una squadra che non può e non sa gestire, deve giocare il suo calcio. E già da ieri si è scatenata la corsa al biglietto, è probabile che già in questa giornata si possa arrivare al tutto esaurito. Noi questa mattina abbiamo ascoltato alcuni tifosi appunto in coda per la caccia al biglietto. Siamo davanti allo store ufficiale del Pescara in via Regina Margherita, come potete vedere alle mie spalle c'è gente per acquistare biglietti, ma il cartello che è proprio dietro di noi dice che sono esauriti i biglietti di Curva Nord, i biglietti di Curva Sud e di Tribuna Adriatica, dunque solo Tribuna Maiella disponibile per questa partita, l'attesa partita che si giocherà domenica tra Pescara e Trapani, valida per la finalissima di andata dei playoff, promozione in Serie A. Io dovrei andare in Tribuna Maiella. Quindi fiduciosa per molto, questa partita? Molto, sì. Non è la prima volta che va allo stadio? No, assolutamente no. La signora pure in fila? Certo, vengo da Lanciano, ma io sono tifosa del Pescara da 50 anni. Pescara rappresenta l'Abruzzo, io sono fiduciosa, ma domani bisogna fare subito 3 gol, perché Trapani è duro come stadio. È un grande Pescara, la Padula splendido, quindi siamo sicuri che ce la faremo. Speriamo di farci, che dalle 8:30 di questa mattina che stiamo facendo la fila, speriamo di farci, sono quasi arrivato, ma i biglietti sono terminati. Solo le tribune ci sono? Sì. Quindi bisognerà spendere un po' di più probabilmente del solito. Ma per questo Pescara ne vale la pena. Solo tribuna, vi siete forse ricordati un po' tardi? Oppure... No, sto girando da stamattina, ma non si trova da nessuna parte, quindi ci mettiamo in coda e facciamo la fila. Però penso che 3 ore sotto la pioggia per il Pescara.
possa valere, no? Ieri ho fatto la fila dalle 4:30 alle 10, data di emissione 22:05, al Porto Allegro. Al Porto Allegro ho fatto la fila e sono riuscito a prendere un biglietto per la curva sud. Voi in queste ore un gran lavoro rispetto agli altri giorni? Sì. Ieri c'è stato il boom, oggi è un po' più leggero anche perché comunque pochi posti sono rimasti, quindi non... le persone sono scoraggiate e se ne sono andate. Possiamo dunque dire che domani sabato non ci saranno probabilmente più biglietti? Probabilmente no, forse oggi riusciamo a finire la vendita. E ora parliamo di playout perché è un venerdì di vigilia per la Virtus Lanciano che domani sera sarà in campo alle 20:30 al Guido Biondi per sfidare nella gara d'andata la Salernitana. Anche in questo caso c'è la designazione arbitrale. Virtus Salernitana sarà diretta da Manganiello della sezione di Pinerolo. Gli assistenti saranno Bindoni e Zappatore. Cresce chiaramente l'attesa anche nel centro frentano e dopo le polemiche sul fronte della giustizia sportiva la parola passerà al campo con la Virtus Lanciano che deve fronteggiare le squalifiche di Ferrari, Di Francesco e Gian Donato. A distanza di 2 settimane il campo tornerà a parlare per decidere quale sarà il futuro della Virtus Lanciano. Retrocessione in Lega Pro dopo 4 anni di Serie B o permanenza in cadetteria. La squadra frentana in questo periodo ha cercato di concentrarsi solo ed esclusivamente sul campo in attesa dell'epilogo delle vicende legate alla giustizia sportiva che mercoledì sera si sono chiuse una volta per tutte certificando lo spareggio tra Virtus e Salernitana. Sarà con ogni probabilità un Biondi da tutto esaurito anche con la riapertura integrale del settore distinti. Poche centinaia di taglianti sono ancora a disposizione. La scorsa settimana, invece, in poche ore si è esaurita la dotazione di biglietti, 1236, per la curva ospiti. Sarà dunque nutrita la rappresentanza di tifosi che accorrerà da Salerno per sostenere la compagine granata di Leonardo Menichini, squadra che nel doppio confronto cercherà di salvare una stagione nel complesso deludente e infarcita di errori. Sembra fatto l'11 della Salernitana, tenuto conto che Moro, Ronaldo e Colombo sono recuperati ma non sono al meglio della condizione e dovrebbero partire dalla panchina. Così davanti al portiere Terracciano agiranno Tuia, Bernardini, Emperer e Rossi, quest'ultimo favorito su Franco, l'ex Manolo Pestrin e il ganese Oger, gli interni di centrocampo, gli esterni Nalini e Zito, in attacco intoccabili, Coda e l'ex Donnarumma. Partirà quasi certamente dalla panchina un altro ex, quello più recente, Gatto. Nella Virtus praticamente tutto è a disposizione, ma 3 squalifiche da fronteggiare. Quelle di Gian Donato, che ha chiuso benissimo il campionato, ma non è stato un titolare dell'era Maragliulo, Di Francesco e Ferrari. Senza gli ultimi due, la Virtus perde una dotazione importante di 17 reti in campionato. Toccherà soprattutto a Federico Bonazzoli salire di livello per nobilitare una seconda parte di stagione con pochi sussulti a dispetto delle attese. Per l'altro posto in attacco, 2 le soluzioni, o l'avanzamento di Vastola con l'inserimento di Vitale in mediana, o la scelta Manuel Turchi, dubbio che Maragliulo scioglierà nelle ultime ore. Pochi dubbi invece sul resto, con Bacinovic e Rocca a completare la mediana e davanti a Cragno toccherà Salviato, Aquilanti, Amenta e Di Matteo, con Rigione pronto in caso di ulteriori problemi di capitano Aquilanti. E per la gara di ritorno in programma allo Stadio Arechi di Salerno, mercoledì sera alle 20:30, saranno in vendita da domani per i tifosi frentani, saranno in vendita da domani i biglietti, da domani alle ore 10. Il primo giorno sarà dedicato esclusivamente alla vendita per i tifosi che erano dotati di abbonamento per questa stagione. Da dopodomani invece la vendita sarà libera presso i punti vendita List Ticket. Solo per i possessori della tessera del tifoso e per i residenti della regione Abruzzo. La vendita sarà attiva fino alle ore 19 di martedì prossimo, cioè il giorno antecedente la partita di ritorno. Scendiamo in Lega Pro. Il presidente del Teramo Campitelli ieri in conferenza stampa si è detto orgoglioso di aver scelto come allenatore Lamberto Zauli e come direttore sportivo Fabio Lupo. L'auspicio, ha detto, è quello di creare una squadra che faccia gol e diverta. Abbiamo vicino 2 grossi professionisti, sono molto fiero e orgoglioso di aver preso il nostro direttore e un grande allenatore. Sono ben felice che hanno accettato con grandissimo entusiasmo questa piazza, perché oggi nel bene e nel male è una piazza ambita da tanti professionisti importanti, quindi vuol dire che in tutti questi anni abbiamo lavorato bene, abbiamo creato un ambiente ideale, abbiamo vinto tanto,
qualche sbaglio sicuramente c'è stato, ma il calcio si deve andare sempre avanti, e quindi andare avanti significa che ancora di più io e la mia società in primis ci dobbiamo impegnare affinché questo progetto possa di nuovo andare avanti con le forze di questa società e sicuramente essere noi primi i tifosi di questa società. Auguro a tutti e due di creare una squadra competitiva, una squadra che sa come io la penso, quindi una squadra che ci faccia divertire, che faccia qualche gol e poi sicuramente con la grinta e la determinazione del mister, con la capacità del nostro direttore sportivo, sono sicuro che questi due ci daranno grandissime soddisfazioni. Li ringrazio vivamente e voglio ringraziare mister Vivarini, il suo staff e Marcello Di Giuseppe per quello che ci hanno dato in questi anni. Finisce qui la prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Thank you.